La legge 211 del 2000 ha proclamato il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che si sono opposti al progetto di sterminio. Anche quest'anno l'impegno profuso dall'ANPI e dal coordinamento delle associazioni di volontariato di Mogliano Veneto per il Giorno della Memoria è valso un poderoso sforzo collettivo. La serata introdotta da Leo Gnolin è stata un susseguirsi di letture, racconti e testimonianze, accompagnata anche da alcuni momenti musicali. Mia mamma era ebrea, mio papà era ebreo, non praticanti, infatti lui diceva sempre che era ateo, ma diceva prima solo ebreo e poi ateo, perché è qualcosa che senti dentro. Questo ci ha tolto di patire tutto quello che hanno sofferto gli altri, perché più che non era una questione religiosa. La religione, come succede adesso, in tante cose non c'entra perché, assolutamente. C'entra la politica, la Shoah, il giorno della memoria non serve a noi ebrei. E abbiamo visto che nel mondo stanno cominciando certe forme di fanatismo dappertutto. Quando va nelle classi, quando va nelle scuole, che domande le fanno di solito? E se c'è qualcuno che rimane un po' sconvolto dai racconti? Ma certo, perché per i ragazzi è un periodo di vita, non so, immaginario forse, come una fiaba, ecco, è difficile specialmente i ragazzini che riescano veramente a realizzare che cos'era quel periodo. Ed è questo che bisogna proprio insegnare, a imparare che certe cose con altri modi, con altre parole, in altre forme, possono succedere nuovamente. Dopo la guerra, quando siamo venuti a sapere degli orrori, non ci credevamo. Quando è che abbiamo cominciato? Dopo Norimberga, dopo il processo di Norimberga, quando sono ritornati, poveretti, quelli che sono tornati, che non hanno parlato, perché non erano creduti, perché passava l'immaginario umano proprio. Il cammino.
generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Molti puzzano perché tengono lo stesso vestito per settimane. Si costruiscono baracche nelle periferie. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano in due e cercano una stanza con uso cucina. Dopo pochi giorni però diventano 4, 6, 8, 10. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano sia perché sono poco attraenti e selvatici, sia perché è voce diffusa di stupri consumati quando le donne tornano dal lavoro. I governanti hanno aperto troppo gli ingressi delle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura di attività criminale. È stata una bellissima serata organizzata in collaborazione col coordinamento delle associazioni del volontariato di Mogliano Veneto e l'AMPI, di cui io sono il presidente della sezione di Mogliano Veneto e Preganzol. Abbiamo inteso creare un fil rouge tra ciò che è successo 67 anni fa, molto spesso nell'indifferenza totale delle popolazioni, con quello che sta succedendo nei giorni nostri, laddove leggi razziali allora sono diventate leggi di sicurezza oggi, ma ripercorrono spesso le stesse tematiche di esclusione degli esseri umani dall'appartenenza alla razza umana. Se devo essere sincero, una cosa che mi dispiace è che in sala popolazione giovanile ce n'era ben poca, e questo è un impegno e uno stimolo per far sì che nei prossimi giorni, che tutti i giorni, perché è l'impegno che l'AMPI si è assunto, perché in tutti i giorni sia portate alle nuove generazioni la testimonianza di ciò che è stato quel periodo. Ricordare la Shoah in Europa e in Italia non può essere la celebrazione di un rito che riguarda il passato, ma la ricerca del significato che quella tragedia ha per noi oggi, di fronte alle contraddizioni del presente e all'impegno per il futuro. Accanto alla memoria dei milioni di vittime della barbarie nazista e fascista, è necessaria la riflessione sulle discriminazioni di razzismi della nostra società, per un impegno a favore della dignità di ciascuna persona, nella comune condivisione della condizione umana.